Dopo aver concluso questo trittico in modo quasi migliore, perché insomma, 7 punti, no? Abbiamo fatto. Sì. Adesso bisogna confermare questo stato di grazia, no? Contro una formazione che come Lecce è un grande passato. Quindi, Sì, lo so, anche la squadra dove ci ho giocato per 3 anni, in passato, 2 anni in Serie B e 1 anno in Serie C. Però noi vogliamo continuare il nostro cammino, partita dopo partita, adesso tocca alla regina e cercheremo di fare la nostra partita e di portare i 3 punti a casa. A Siracusa ti sei sbloccato finalmente, quanto è stato importante per segnare al di là poi dell'esito finale dell'incontro? Sì, non direi che mi mancava segnare, ci sono riuscito per fortuna, però come hai detto tu, qui pensiamo al collettivo. Sì, il gol mi mancava, però è anche un di più quando vinci. E abbiamo fatto una grandissima prestazione a Siracusa con una squadra forte, preparata. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. E queste partite qui, questi scontri diretti qui vanno vinti e l'abbiamo vinto meritatamente. Cosa è cambiato? Anche, voglio dire, anche se tu eri in banchina 3 giorni prima, però proprio nel modo di stare in campo rispetto alla gara con la Casertana. Ma rispetto alla gara con la Casertana sono due partite differenti, perché Siracusa poi fuori casa è una squadra che più se la gioca. La Casertana qui in casa, il primo tempo secondo me è stato un po' così, perché non siamo riusciti a sbloccarla, perché sono partite che se le riesce a sbloccare subito, loro devono salire, devono col baricentro, e quindi tu naturalmente hai più spazi. Giocare qui con squadre che si mettono dietro sembra che non è la prestazione che facciamo, però invece la prestazione c'è sempre, perché non è facile. Tutti si chiudono dietro, allora sembra che i ritmi sono più lenti, che la squadra è imballata, invece non è così. C'è anche la bravura degli avversari. Invece vai a Siracusa contro una squadra che se la gioca e gli fai 3 gol. Magari se le giocassero tutti quando vengono qui a Via del Mare la partita. Marco, tu che sei un giocatore insomma esperto di categoria e che insomma ne hai viste di cotte e di crude, non so se hai avuto modo di leggere quello che ha detto lo Monaco in merito alla partita del Lecce. Beh, io mi aspettavo un Siracusa un po' più diverso con il Lecce, hanno giocato in maniera dismessa. Per quanto mie ci riguarda, insomma, il Lecce ha fatto una grande partita contro la prima squadra. Cioè, queste dichiarazioni, secondo te, da dove arrivano? Ah, sinceramente non l'avevo letta questa cosa, però a noi non è che ci interessa chi vuole mettere qualcosa di inventato, perché da andare a Siracusa abbiamo fatto la prestazione, 0-3, poi abbiamo preso un gol nel finale, però non pensi che ci mettiamo a guardare le dichiarazioni di altre società, perché ognuno dice la loro contro di noi, quindi noi pensiamo a noi e partita dopo partita cerchiamo di vincerle tutte, quindi sta a noi, siamo a più 5, abbiamo una partita in più rispetto a loro, che adesso sono secondi, però se non sbaglio loro andranno a Trapani quando noi riposiamo, quindi pensiamo a noi stessi. Senti, guardando il calendario da qui alla fine, alla sosta natalizia, quale può essere secondo te il momento cruciale, quale può essere il momento in cui il campionato del Lecce può prendere una direzione indicativa? Secondo me è difficile farlo, perché siamo andati ad Andre che era ultimo e abbiamo pareggiato, quindi se non pensiamo partita dopo partita, secondo me è difficile. Ma viene la regina e cerchiamo di fare 3 punti, perché se pensiamo così anche ad Andre, siamo andati avanti prima, ultimi in classifica, perdevamo, abbiamo pareggiato al 94esimo. La Serie C ormai la conosco bene, ogni partita è una storia a sé, quindi mo pensiamo alla regina, poi penseremo alla Coppa Italia, che c'è anche la Coppa Italia martedì, e poi penseremo a tutto il resto. Senti Marco, la regina, a proposito di regina appunto, non è quella degli anni passati, che te l'aspetti più come atteggiamento, come Casertano o più come Siracusa? C'è una squadra che comunque... Lo penso e come ho visto, perché sai, da ex, le squadre passate uno le segue sempre, quindi la regina che ci ho giocato 3 anni la seguo sempre, quindi fino adesso se la sono sempre giocata con tutti, è una buona squadra fatta di giovani ma che sta nei playoff e sta dimostrando il proprio valore, quindi penso che sarà una bella partita.
C'è qualcuno che magari ti ha impressionato, qualche nome? C'ha parecchi giovani interessanti. C'è Porcino, che c'era anche quando ero in B, io facevo il settore giovanile. È cresciuto tanto, ma poi è pieno di ragazzi promettenti, secondo me. Senti, cosa manca per, dando per scontato che magari tu sei più ottimista, che la regina giochi più aperta, se la giochi meglio, invece se sarà lo stesso atteggiamento visto da Akragas Casertana, che cosa manca per sbloccare questo tipo di partite secondo te? La giocata singola, oppure c'è qualcosa di sbloccato? Anche di quello abbiamo bisogno. Il mister lo ripete in continuazione: quando queste squadre stanno tutti chiusi, dove col gioco non riesci ad entrare, c'è bisogno della giocata del singolo. Siamo pieni di calciatori che possono inventare da un momento all'altro, quindi cercheremo di sbloccarle in tutti i modi e di portarle a casa, ti ripeto. Marco, fisicamente in questo momento come sei? Perché all'inizio sembrava che fossi stato buttato nella mischia un po', come dire, frettolosamente rispetto a quella che sembrava il tuo stato di forma. Poi piano piano... No, adesso sto bene, Hai sì. Riposato un pochino, perché, sì. Dell'altro, adesso... Adesso sto bene. Hai giocato, mi sembra, contro il Cosenza, anche in posizione di centro-sinistra a inizio gara. Ma io ora... Ad Andria, dove ti trovi meglio? Cioè, perché ti dico questo? Perché sembrava che ad Andria potessi essere più pericoloso rientrando sul destro, soprattutto in partite dove maggiormente le squadre si chiudono, quindi hai forse più difficoltà a trovarsi in posizione di tiro. A destra, dai, centrodestra, molto meglio centrodestra, però ti ripeto, ci adattiamo dove il mister chiede. Se andiamo ad Andrea e mi chiede di giocare centro-sinistra, giochiamo centro-sinistra. Cioè, se ci dice centro-destra, ci dice vertice basso durante la partita, dall'inizio, non c'è problema. Dove ci chiede di giocare? Però io a destra, se devo scegliere le due, destra e sinistra, preferisco la destra. Marco, ci dici la tua su Matteo, insomma, di Piazza, che tu sei molto amico, sta passando un momento incredibile. Adesso è a quota 7, in classifica. E lui, insomma, il giocatore che fa la differenza in questo Lecce, secondo te? Ma secondo me in questo Lecce non è che c'è un calciatore che fa la differenza, perché il gruppo si è visto, cioè il mister ruota sempre. Adesso, per esempio, Zoneb non giocava non so da quante partite, e penso che Siracusa ha fatto la differenza, assist, gol, quindi non c'è un giocatore. Poi c'è Di Piazza, che Matteo è, come hai detto tu, ormai è diventato come un amico per me. Fa la differenza quando vuole, fa la differenza, è vero, c'ha caratteristiche fisiche, tecniche, penso di categoria superiore. Non so come mai stia ancora in Serie C, però questo lo devi chiedere più a lui che a me, secondo me.